Caro Romolo, sono quasi 7 anni che ci conosciamo ed è estremamente difficile provare a elencare dei motivi per cui tu mi sei entrato nel cuore già il primo giorno che ci siamo incontrati, cioè il primo giorno di scuola. Potrei parlare per ore ed ore, ma sono qui per provare a esprimere cosa sei per me in 20 punti fondamentali, o meglio, vorrei provare a dire le 20 cose che ho imparato di te. E giuro che questa è una delle cose più difficili che io abbia mai fatto, perché sai che sono una persona che si imbarazza e che non fa cose plateali, ma questo video voglio dedicarlo a te e ai tuoi 20 anni. Oggi è il tuo compleanno e 20 anni non è un compleanno come gli altri, perché non sei più un teenager, ma sei a tutti gli effetti un adulto. E a prescindere dall'età, tu sei sempre stato per me l'uomo più forte e nobile d'animo che io abbia mai conosciuto. Coraggioso, puro. E sempre pronto ad aiutare il prossimo nonostante le difficoltà che avresti potuto incontrare. Sei dolce ed incredibilmente intelligente. Fin da quando mi hai conosciuto sei sempre stato pronto a proteggermi in qualsiasi situazione e qualsiasi cosa mi stesse per succedere. Contro tutto e contro tutti, c'eri sempre pur di sostenermi. Hai un modo di farmi ridere pazzesco. E anche quando mi hai vista piangere, ed è strano perché io non mi faccio mai vedere piangere da nessuno, sei riuscito a farmi ridere grazie alle tue stupide facce imbarazzanti. Sei sempre stato pronto ad afferrare la mia mano quando ero in difficoltà e niente ti ha mai spaventato. Sempre lì, pronto a chiedermi come sto, se sto bene, se ho bisogno di qualcosa, da sempre. E ci sei sempre stato per cercare insieme un modo per risolvere qualsiasi problema io abbia mai avuto. Sei speciale in ogni singola cosa che fai. Dalle chiamate di notte, a tutti i gelati del Mac a sorpresa, ai posti sperduti in cui mi porti perché sai che amo la natura. Ti sforzi di capire se c'è qualcosa che mi piace o che mi piacerebbe fare e subito mi proponi di farla senza pensarci due volte. Una cosa che ho imparato di te è che cerchi sempre di capire come stanno le persone che ti stanno attorno per cercare di farle sentire un po' meglio. E ci riesci davvero tanto. È come se volessi portare l'arcobaleno un po' ovunque dove c'è sempre stato grigio. Quando inizi a raccontare, a parlare di te e a dirmi delle storie che ti sono successe, è sempre meraviglioso perché mi sento di far parte ancora di più, se possibile, della tua vita. Sei sensibile, sei molto emotivo e ti emozioni anche per le più piccole cose. Ed è una delle emozioni più strane e belle che abbia mai provato, vederti che ti esce una lacrima quando magari dico qualcosa di inaspettato nei tuoi confronti. Mi fai morire quando ti spiego male una cosa e tu ti sforzi di capirla, ma non ci riesci, e pieghi tipo la testa un pochino verso di lato e hai la faccia concentratissima per cercare di capire quello che ti sto dicendo, ma continui a non riuscirci. Ogni cosa che fai è sempre stata e sarà sempre unica. Ogni cosa che dici è unica, ogni gesto che fai è unico. E unico è sempre stato il tuo modo di porti nei miei confronti. Infine, unico è il modo in cui sei riuscito ad entrarmi nel cuore. Ed unico sei tu. Un grazie enorme di far parte della mia vita e di amarmi ogni giorno. Buon compleanno, Romolo. Tua Marina.